Un saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio e Antonio De Leonardis. Ciao Antonio, come buongiorno, stai? tutto bene, tutto. a parte il freddo, la neve che sta... Anche un pizzico di grandine stamattina, vabbè. Insomma, davvero, non ci facciamo mancare nulla. Esattamente, sì. Vista la nostra rubrica sportiva possiamo organizzare una gara di sci. Esatto, sì, una corsa sul ghiaccio. Sì. Dunque, settimana in cui il calcio, quello giocato almeno in Italia, è fermo, però è attivo il calciomercato. Quali sono le novità più interessanti? Ma finora diciamo che è un mercato solo di chiacchiere, insomma, perché di affari veri non è che ce ne siano stati tanti. Forse quello più importante è il ritorno in Italia di Muriel dalla Spagna, che è stato preso dalla Fiorentina. Quindi le altre più o meno stanno al palo, anzi una gran parte delle, almeno le grandi squadre, stanno lavorando addirittura per giugno. Lo sta facendo la Juve con Ramsey, lo sta facendo l'Inter con diversi giocatori. L'unica novità, l'altra novità è insomma l'arrivo di Paquetà al Milan, questo giovane di cui si dice un gran bene, qualcuno l'accosta a Kakà, brasiliano, e che però era già stato acquistato nei mesi scorsi. Questo almeno per la Serie A. Per quanto riguarda il Pescara, anche Pescara è un mercato per ora fermo, perché in effetti la squadra non è che abbia bisogno di molto, più che altro ha bisogno di qualche uscita per ritoccare l'organico. Quindi il primo indiziato a partire è Cocco, che tra l'altro in scadenza di contratto è richiesto da diverse società di C, tra queste la Ternana, il Monza, e poi ci potrebbe stare la cessione di Monachello, che però, voglio dire, dipende anche da quello che succederà. Il Pescara sta puntando su un altro attaccante che è Rossi della Lazio. Il primo obiettivo penso che fosse Mbakogu, che però è andato al Padova, ma questo Rossi è un giovane, anche lui giovane di talento, che ha già avuto diverse presenze sia in Serie A con la Lazio ma anche in Serie B. Quindi direi che c'è, per quanto riguarda il Pescara, c'è poco per adesso. Tra l'altro il mercato si chiude il 31 gennaio. Quindi una cosa è molto lunga. La ripresa del campionato di Serie B è per il 20 gennaio, quando il Pescara ospiterà la Cremonese per la prima di ritorno, e intanto domenica c'è un amichevole con il Fano all'Adriatico. Tra l'altro il Fano è una società satellite del Pescara, c'è stato l'allenatore Massimo Epifani, che oltre ad essere ex biancazzurro ha anche allenato il Pescara sia nella primavera che nella passata stagione, prima dell'arrivo di Pillon. Servirà insomma più che altro per riabituarsi al clima, perché insomma la preparazione è iniziata da poco. È rientrato Campagnaro dall'Argentina, che lui sarà diciamo un rinforzo importante, così come Capone, che sto ragazzo che si è infortunato all'inizio del giorno d'andata, ha fatto solo un paio di presenze, adesso dovrebbe essere pronto per reinserirsi nel gruppo. Insomma è un momento diciamo tranquillo per il Pescara, senza assilli, perché poi la squadra insomma ha chiuso il giorno d'andata al secondo posto, 32 punti. È una delle belle sorprese del campionato di Serie B, assieme al Brescia e al Lecce, ritengo, che in questo momento seguono da vicino il Palermo, che resta la grande favorita. Credo che insomma quel primo posto sia ipotecato, però per il resto è tutto da vedere. Insomma, come dire, più che il calciomercato ci interessa il campionato, quello giocato, pare di capire. Sì, in effetti, cioè di calcio giocato in questo periodo c'è soprattutto la Supercoppa italiana, che come sai si giocherà in Arabia Saudita. E che tante polemiche ha destato. Grande polemica, sì, questa storia
delle donne che possono assistere all'incontro solo se accompagnate, insomma. È chiaro che è una grande polemica, non dimentichiamo che lì le donne hanno avuto modo di guidare, di prendere la patente soltanto l'anno scorso, insomma. Purtroppo io direi che il calcio è un po' lo specchio di questa società in cui i vantaggi economici sicuramente hanno un peso diverso rispetto ai diritti umani, perché questo è il grande problema, credo, anche della nostra società, insomma, in generale, per cui di fronte al denaro, all'interesse, tutto il resto, che cioè le cose più importanti, vanno non hanno nessuno spazio, e questo purtroppo è un malessere della nostra società. Io, per quanto mi riguarda, veramente ci sto male a trovarmi in queste, ad assistere a questa situazione, che però credo che non abbia sbocco, perché oramai proprio il mondo ha preso questa direzione ed è tutto sbagliata, che non porta a nessuna parte, voglio dire. Però sempre questo, anche nel calcio, appunto, c'è che prima la prima cosa è che lo spettacolo continui, ed è triste, direi, è triste. Quindi dal punto di vista calcistico, certo, ci sarà questo Juve-Milan che vale una coppa, però credo che la partita sia persa in partenza per tutti, voglio dire, e fa molta tristezza. Tra l'altro, in un periodo storico in cui, insomma, si incomincia ad affermare anche in Italia il calcio femminile, è vero? Sì, questa è stata una delle novità dell'anno, anche perché ha preso una dimensione diversa, anche con investimenti, per cui ci sono soprattutto le grandi società che si sono impegnate in questo nuovo corso. Difatti il campionato di Serie A è dominato da Juventus, guarda caso, Milan e Roma, sì, sono sempre loro, voglio dire. Quindi la Juve ha già vinto lo scudetto l'anno scorso, il Milan è a ruota, c'è anche un'altra visibilità, perché anche in televisione hanno trovato spazio, quindi direi che è uno sport in espansione, dopo che, insomma, era stato considerato pochissimo nel tempo. Noi ricordiamo che solo la Morace, che è stata una delle, che tra l'altro adesso allena in Serie A, ha allenato pure la nazionale, che è stato un po' il simbolo del calcio femminile. Adesso, insomma, la dimensione è diversa, ci sono tantissime straniere pure di buon livello, c'è anche la competizione, c'è la Champion, insomma, è veramente, ci sono i mondiali con l'Italia, esattamente. Poi questa è una novità assoluta, quello dell'Italia che va ai mondiali femminili, che anche questa è una vetrina importante. Insomma, direi che è una disciplina in espansione, almeno sotto questo punto di vista credo che sia un passo avanti. Ecco, invece purtroppo chi ha fatto due passi indietro è l'Acqua e Sapone, che viene da due sconfitte appunto consecutive nel calcio a 5. Beh sì, è un momento difficile, tra l'altro vale la pena ricordare che già successe già l'anno scorso, perché proprio a gennaio ci fu il cambio della guardia con l'arrivo di Perez in panchina, che poi, insomma, ha vinto il campionato. Questa volta a sorpresa, direi, con l'Acqua e Sapone, che comunque prima in campionato ha perso prima il derby col Civitella, insomma, col Color Max, una grande sorpresa. Civitella, ne parlavamo la volta scorsa, allenata da Palucci, una bandiera del calcio a 5 pescarese, ha trovato un brasiliano scatenato, ha segnato 3 gol e comunque ha vinto la partita che nessuno si aspettava. Il problema è che poi nella Coppa di Divisione, subito dopo, l'Acqua e Sapone ha perso con il Rieti ed è stata eliminata da una competizione che è l'unica che non abbia mai vinto. Quindi, insomma, infatti
la dirigenza, in particolare il presidente, ha avuto un po' molto da ridire sul comportamento della squadra, avvertendo quasi questo, questo clima di rilassamento che probabilmente ci sta, però sai, il presidente l'anno scorso fa pensare, allora adesso ci si aspetta una reazione immediata. Tra l'altro sabato tornerà a giocare in casa con Latina, l'Acquae Sapone, è l'occasione insomma per dimostrare che non si tratta di crisi ma di un momento di appannamento. Io credo che sia questa la strada, perché insomma l'Acquae Sapone è una grande squadra, un momento di flessione ci può stare, ma penso proprio che riuscirà a riprendersi. Insomma invece c'è grande entusiasmo per quello che riguarda al contrario la pallanuoto, è vero? Ma sì, la pallanuoto appunto ha avuto un momento della pausa invernale, quindi tornerà sabato questa squadra che gioca in A2, che sta facendo buone cose, ha raccolto nella prima fase del campionato meno di quanto meritasse, con un paio di risultati sfuggiti proprio negli ultimi secondi, però comportamento è buono, c'è una squadra soprattutto giovane, con ben allenata, con Damalara che insomma è uno dei big, direi, della pallanuoto non solo nazionale, visto che hanno allenato anche all'estero tantissime, anche la nazionale di Francia, hanno allenato nazionale italiana, insomma è un personaggio importante che sta portando avanti un progetto a mio avviso molto, molto interessante, perché sta restituendo alla città una disciplina che ha dato grandissime soddisfazioni in passato, c'è una grande tradizione. Questa pallanuoto nata soprattutto grazie all'impegno di Gabriele Pomiglio, che è stato un po' il pioniere di questa disciplina, che è arrivata ai vertici europei, vincendo le coppe dovunque, vincendo lo scudetto, e adesso c'è questo rilancio, tra l'altro una società nuova fatta soprattutto da appassionati, Marinelli di Properzio, i dirigenti, sono diciamo figli d'arte, nel senso che hanno avuto anche i loro genitori hanno avuto un passato nello sport, c'è grande entusiasmo, quindi al di là dei risultati, probabilmente quest'anno sarà difficile magari centrare l'obiettivo promozione, ma quantomeno arrivare ai playoff può essere un passo avanti, in attesa, anche perché intanto stanno crescendo giovani talenti che garantiscono un futuro migliore. A proposito di talenti, anche i grandi campioni come Icardi devono rispettare le regole nella nuova Inter di Marotta. Sì, c'è questo nuovo corso dall'Inter di disciplina, direi, dettato da Marotta, che insomma viene dalla scuola Juve, dove ricordiamo ancora Bonucci sullo sgabello in Portogallo, insomma, per punizione, c'è uno dei capitani della squadra, dove le regole sono molto più importanti del resto, per cui Icardi è arrivato in ritardo alla ripresa degli allenamenti, insomma un ritardo di meno di un'ora, però gli è costato una multa di 100.000 euro, insomma non poco, magari per lui non è granché visto quello che guadagna, però è un segnale importante, credo, anche per tutta la squadra e per l'ambiente, quindi cioè l'Inter in effetti deve recuperare parecchio, non solo sul piano tecnico ma anche sul piano della conduzione, l'organizzazione eccetera, perché negli ultimi anni non è che dopo l'uscita di Moratti le cose sono cambiate parecchio, e questo nuovo corso insomma porta un po' il fatto di rispettare le regole, credo che sia la base anche nello sport, non solo nella vita, quindi è importante quello che sta facendo Marotta. Ai tempi, una vecchia gloria del calcio italiano, Sergio Brio, racconta spesso che ai tempi in cui lui giocava a Torino, l'allenatore Trapattoni e Boniperti gli ricordavano: guardate che qui a pochi metri c'è la fabbrica della Fiat e tanti operai vanno a lavorare per poche, poche lire. Era un segnale importante, insomma. Forse farlo con i calciatori di oggi servirebbe, vero? Certo, no, in effetti la Juve ha una tradizione sotto questo aspetto, cioè questo spiega anche
i successi ripetuti di questa squadra che insomma tra l'altro è l'unica, l'unica ormai in Italia che mantiene una dirigenza che è nata già negli anni 30, cioè la famiglia Agnelli, che però poi si è allargata anche, anche sulla, scorta di quello del cambio di quello che succede nel tempo, insomma. Quindi questo distacco tra la Juve e il resto del gruppo è ancora notevole. L'Inter deve fare, ma non solo l'Inter, anche, il Milan, la stessa Roma, che sono società importanti, che hanno una grande tradizione, grande prestigio, devono cambiare corso, cambiare strada e trovare un altro modo per avvicinarsi, non soltanto puntando sui campioni, insomma. Bisogna puntare forse sui valori e su un collettivo che funziona. Ma sì, questa è la prima cosa in ogni sport di squadra, cioè, il collettivo viene prima dei singoli. È vero, il Napoli ha vinto gli scudetti con Maradona, però non era solo Maradona. Maradona è inciso, però era Salvatore Bagni, c'era Careca, tutto il resto, sì, Careca, Carnevale, stessi allenatori che ha avuto, insomma, per cui il gruppo credo che sia la prima cosa in uno sport di squadra. Sport individuali sono diversi, spesso non si riesce a capire questa differenza. Lo sport di squadra, non a caso si dice che nel calcio può succedere di tutto, anche che l'ultima batta la prima, perché in effetti la forza del gruppo spesso va oltre le possibilità tecniche delle varie squadre. Ricordiamo per esempio che stava per accadere l'anno scorso, quando la Juve giocò in casa col Benevento e vinse a fatica 2-1, ricordo. Sì, 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 ma non solo la Juve, insomma, sono stati vari episodi, cioè in passato, che so, la Roma che perse lo scudetto, il possibile scudetto, uscendo sconfitta all'Olimpico con Lecce, che era già retrocesso. Ci sono tantissimi casi. Io ricordo tra l'altro uno scudetto perso dall'Inter negli anni di Herrera, l'ultima giornata con il Mantova, pure esso già retrocesso, per una papera di Sarti, ma comunque perso lo scudetto a favore della Juve l'ultima giornata. Di episodi ce ne sono tanti, quando non riesci appunto ad esprimere al meglio i valori del collettivo, ma ricordiamo pure la fatal Verona per il Milan che aveva appena vinto la Coppa delle Coppe, si perse lo scudetto a Verona allora allenato da Cadet, che poi avrebbe scritto una delle pagine più belle del calcio pescarese con la prima promozione in A, proprio all'ultima giornata contro il Milan, che sembrava una corazzata imprendibile. Quindi nello sport bisogna essere sempre coscienti di quello che si può fare, e soprattutto ci vuole non solo organizzazione, ma anche la testa giusta per andare avanti, per raggiungere i propri obiettivi, che siano lo scudetto, una salvezza o un piazzamento importante. Senza gruppo non vai da nessuna parte. Questa regola vale ancora di più in quegli sport tipo il basket, dove ci sono i playoff, e infatti si sta per entrare nella fase calda del campionato, è vero? Ah sì, appunto, noi abbiamo l'esempio a Pescara di questo Unibasket Amatori, che proprio sul gruppo, sul collettivo, ha costruito una squadra molto importante, che è riuscita a infilare 9 vittorie consecutive proprio grazie alla forza di questo gruppo ben allenato da Raiola, che è destinato a una grande carriera come tecnico, come coach. Purtroppo domenica scorsa non ha raggiunto la decima vittoria, che ha perso a Bisceglie una partita negli ultimi 30 secondi, a 30 secondi dalla fine era avanti di 2 punti, poi insomma il basket è crudele, basta un tiro o un'azione sbagliata, una palla persa, come è successo appunto agli Amatori nel finale, per perdere la partita. Una sconfitta che non fa drammi, perché l'Amatori resta saldamente al secondo posto, purtroppo a 6 punti dal San Severo, che è la grande corazzata, ha vinto tutte le partite,
però ha 4 punti di vantaggio sul resto del resto del gruppo, si è già qualificata per la finale di Coppa Italia, che è anche un traguardo importante che si farà a marzo nelle Marche, e insomma è ancora la possibilità comunque di lottare per un posto importante, cioè dovesse chiudere al secondo posto avrebbe una griglia migliore quando ci saranno i playoff, perché lì poi insomma c'è ancora tutto torna tutto in gioco. Per dire, il San Severo, che l'altro anno dominò il campionato come sta facendo adesso, poi ha perso la Serie A nella finale a 4, dove passavano 3 squadre su 4, e San Severo non è riuscito a trovare il posto giusto per la grande scalata. Quest'anno ci riprova, forse è ancora più forte rispetto all'anno scorso, però nello sport mai dire mai. Quello importante per l'amatore è che riesca a portare avanti anche questa sconfitta. Penso che sia assorbita senza grossi affanni. Tra l'altro domenica giocherà di nuovo in trasferta, sarà la prima di ritorno, giocherà ancora in Puglia a Nardò, partita difficile ma alla portata della squadra, e subito dopo il calendario riserverà 3 impegni non solo severi ma di un certo interesse, perché ci sono i derby casalinghi con Teramo e Chieti, e anche il derby e la partita a clou con il San Severo, cioè avrà 3 partite consecutive in casa, e quindi è importante arrivare a questi impegni con la testa giusta, conoscendo l'allenatore, ma anche quello che hanno fatto i giocatori finora, e anche l'impegno della società quest'anno. Io credo che questa sconfitta di Bisceglie possa essere indolore, e vedremo alla ripresa la solita Amatori in grado di giocarsi il meglio nella parte importante del campionato. E noi saremo sempre qui a raccontarlo tra 7 giorni, così come a raccontare tutti gli altri fatti sportivi della settimana, vero Antonio? Ma certo, torneremo, vedremo, avremo pure qualche segnale dal mercato del calcio interessante, credo, a ogni livello, quindi insomma possiamo continuare a parlare di parecchie cose. Eh sì, e allora un saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio. Antonio De Leonardis.